dobbiamo una torta a Peter Pan, siamo fissati con Peter Pan, che a un certo punto prende tre ragazzini che abitano a Londra e vola verso l'isola che non c'è. Nell'isola che non c'è, non si sa, ci troviamo tutti dei bambini che abitano là e non si sa da quanto tempo perché ci stanno. Si divertono, fanno tante cose. La sera però sono un po' malinconici, cominciano ad avere un po' di tristezza, fanno accuscinate, però poi a un certo punto c'è qualcosa che gli manca. A un certo punto c'è Wendy, che era una delle ragazzine che ha portato Peter Pan, che accenna al discorso della mamma. E loro chiedono: ma che cos'è una mamma? Lei lo spiega a maniera sua. E poi gli chiedono: ci fai tu da mamma? Ecco, questa esperienza della mamma, ecco, per una persona non vedente, che cos'è la mamma? Soprattutto chi non ha mai vista, forse nelle fattezze Ma fisiche, io l'ha mai sentita. Che cos'è e a che serve una mamma? guarda, rispondo prima io stavolta perché io ho perso la mamma da poco tempo, sono 4 anni, e praticamente da quel momento posso dire che la mia vita non è cambiata, è come dire, ha un altro senso, perché la mamma nel mio caso, ma penso in tanti casi, per noi è la sicurezza, è quel, come dire, quel punto in cui tu puoi avere tutti i problemi che vuoi, ti puoi aver avuto le giornate peggiori, puoi aver avuto come dire, gli insulti, puoi aver avuto tutte le esperienze più negative durante la giornata, durante il mese, a scuola, al lavoro, però quando ti trovi vicino alla mamma, tutto questo passa in secondo piano, come dire, da lì si ricomincia per il giorno dopo. Questa è l'esperienza che ho avuto io della mamma, anche perché molti casi le nostre mamme hanno convissuto con il nostro problema, lo conoscono meglio di tutti. E sono quelle, a parte il discorso che facevo prima, sono quelle che dovrebbero veramente intervenire per primi e capire effettivamente dove responsabilizzarci, dove pretendere da noi delle cose e dove proteggerci fino all'inverosimile, come si suol dire. Quindi questa esperienza di mamma per me è stato tutto questo, punto di riferimento, baluardo, come dire, in tutti i sensi, aiuto assoluto e soprattutto sicurezza, perché la sicurezza che mi ha dato a me e mia madre non ce l'ho più, e questo nella mia vita quotidiana questa cosa la noto. L'equilibrio e soprattutto la guida di una madre è importante, no? Questo è scontato, lo è per tutti. E la madre deve fare un po' insieme con il figlio un percorso dalla nascita alla crescita, ovviamente in questo caso parlo della disabilità del bambino, a tutto un percorso che è scolastico, sociale, anche di parte attiva della società. E la madre deve volta per volta aggiustare il tiro, lo deve saper fare, altrimenti diventa protettiva e dannosa, proprio come diceva prima Eliseo quando faceva l'esempio dei genitori iperprotettivi, deve sapere quando cominciare a lasciare un po' più la corda, no? E quindi quando il suo ruolo muta man mano che il ragazzo cresce, e fino a che deve essere anche quando la persona è adulta, se vogliamo, una presenza discreta, pronta a dare un consiglio, un aiuto, eccetera, però a lasciare comunque decisione, lasciare, se vogliamo, vivere la vita della persona come meglio crede, facendo però sempre, non facendo mai mancare la sua presenza, la sua forza, il suo ruolo. Quindi è importante in un percorso, ma deve mutare mano a mano, mutare atteggiamento mano a mano che la persona cresce. Fabio, tu sei nato che non vedevi? No, avevo però una patologia molto grave, che è il glaucoma, Io sì. che quindi mano a mano ti fa perdere la vista. E
e a 18 anni comunque già non vedevo più nulla. Ma chiedevo questo perché i momenti importanti dei primi anni di vita, che è quello dello scambio anche di sguardi con la mamma, che appunto la mamma vede quello sguardo e rilancia altre coccole, altre carezze, il momento in cui il bambino non manda questo sguardo, oppure per altri tipi di disabilità Certo. non reagisce, magari porta a un momento di crescita rallentata, di cose che vengono a mancare. Appunto, volevo capire se il fatto di non riuscire a incrociare gli sguardi ha portato anche a meno carezze, a meno abbracci, a qualche cosa, a qualche buco che è mancato. Credo che in questo, voi rispondete? Tutte e due, Sì, prego. io guarda, velocemente dico che a volte non dovrebbe portare a questo, anche se pensate allo sguardo che si instaura tra la madre e il bambino attaccato al seno. E, però ho visto tante donne non vedenti con bambini vedenti o viceversa, che questa cosa la superavano. È chiaro che laddove c'è il problema, secondo me bisogna agire tempestivamente con un percorso psicologico. Ma io volevo aggiungere questo, che perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza raccontata da mia madre, ovviamente, quando si è saputo che io non vedevo, a parte il discorso che io sono il secondo dei figli e quindi il primo già aveva il problema, quindi naturalmente se l'aspettavano, anche perché la mia è una patologia ereditaria, in quanto mio padre aveva lo stesso problema. Però quello che mi ha sempre raccontato mia madre, che lei al fatto che io non ci vedessi, non so, è così, un po' per, come dire, per una sua cosa personale, un suo atteggiamento personale, un po' per spiegazione, non ne so, non ne conosco, non ci ha mai badato molto, nel senso che sapeva che c'era il problema e da bambino ha pensato subito a come potevamo crescere bene, che cosa poteva fare per noi. Tanto è vero che a 7 anni mi ha mandato in un istituto a 400 km da casa e ha fatto, secondo me, delle scelte dure, perché sono state dure. Però si è subito immedesimata in questa cosa. Chiaramente le sue sensazioni non le conosco bene, però ha cercato di non, come dire, di non mettere in evidenza troppo il fatto che io non ci vedessi. Tanto è vero che poi in età adulta, quando poi ecco, io ho cominciato a vivere la mia vita, a fare sport, a fare questo, a fare quello, l'ho fatto tutto con molta naturalezza. Tanto è vero che lei cercava di frenarmi un pochettino, come a dire, ma insomma, è tutto qua. Allora, noi con la Coppa di Matrioska di fatto abbiamo cercato di rivoltare lo stigma. Persone che nate di fatto vissute sempre dentro un internato perché prese già da piccole dalle loro famiglie, o perché erano famiglie disagiate con alcolismo, o perché proprio non hanno conosciuto i genitori, messi in un posto buio, senza colori, cresciuti quindi ancora più traumatizzati. A un certo punto, quando uno arriva in Italia, che appunto è straniero, è orfano, ha tante difficoltà anche cognitive, intellettive, di guida, di lingua, magari al massimo gli fanno fare la colf, gli fanno fare la badante. Invece uno è giovane e ha tante aspettative, tanti sogni. Noi abbiamo cercato allora, che cosa gli piace? Fare immagini, esprimerci in modo diverso. E quindi sono messi a fare il cinema anche con uno sguardo diverso, con un modo di raccontare diverso. Nel tempo ci siamo anche posti il problema che questo modo di raccontare doveva arrivare a tutti, ai bambini o a quelle persone che avevano scarsa scolarizzazione, ma anche a quelli colti, e quindi anche creare diversi livelli dentro il film, in cui magari c'è il livello che può capire il bambino, ma se uno vuole andare in profondità lo capisce anche con altri significati, anche la persona apparentemente colta, il professore. Col tempo si sono fatti tante sottotitolazioni per cercare di arrivare anche a chi non lo sentiva. Ecco, adesso paradossalmente noi stiamo facendo l'ennesimo film e stiamo parlando con voi di Luigi D'Aranacelli. Ecco, ma come si fa il cinema per tutti veramente? Questo è un po' parte del percorso.
Ma stiamo facendo qualcosa di inutile, qualcosa che appunto... come facciamo ad arrivare veramente a tutti, a coinvolgere anche voi, a parte l'audiodescrizione che magari impareremo pure a fare in seguito, però certe emozioni che vengono da certe immagini, vedere certe cose, trasformare, loro sono molto bravi a fare dei montaggi sovrapponendo tante immagini, per cui è complicato anche descriverla semplicemente, perché magari sono cose che nascono da dentro ed è molto viscerale. Certo. Che c'entra il cinema con le persone non vedenti? Guarda, io vorrei rispondere dicendo questo. Secondo me è importante, perché poi il cinema, un po' come tutte le altre arti, la musica, eccetera, non è altro che una rappresentazione di quella che può essere la vita, no? Una recitazione, quindi riportare su uno schermo, oppure in una canzone, oppure in una poesia, quello che è uno stato d'animo, un modo di vivere, eccetera. Secondo me la cosa migliore, proprio in assoluto, è quella di preparare delle persone non vedenti, in questo caso parlo dei non vedenti, alla recitazione. L'attore stesso, perché il non vedente in un film lo deve fare un attore che ci vede? Ovviamente perché non ci sono attori non vedenti. Perché non ci sono attori non vedenti? Perché nessuno ha mai chiesto un attore non vedente. Quindi la rappresentazione di certe situazioni vengono fatte nel miglior modo direttamente. Quindi, per esempio, io riporto come esperienza il film che hanno fatto Pozzetto e Ezio Greggio, sì. Infelici e contenti. Parte il titolo a metà, come dire, no? Ma lì si mettevano in evidenza un sacco di cose, no? Quindi l'istituto, le monache, e poi il trovarsi in mezzo ai casini, trovarsi dentro a un casinò. Lì si è fatta una rappresentatività della vita di una persona, poi a prescindere che sia non vedente o normale. Quindi lì c'era uno che faceva il non vedente, che spingeva una carrozzina di uno che ci vedeva. Quindi questo secondo me ha dato l'input anche per conoscere meglio determinate realtà. Ora, il fatto di... portiamo l'esempio della musica. Perché nella musica i non vedenti hanno sfondato, come si dice a Roma, hanno sfondato? Non so, possiamo fare tanti nomi, Ray Charles, Stevie Wonder, lo stesso Andrea Bocelli. Perché nella musica evidentemente c'è stata una cultura in passato che ha permesso tutto questo. Negli altri campi artistici tutto questo non c'è stata non si è creato questo movimento. Quindi anche nel cinema, perché un attore non può essere non vedente? Cioè, sembra un paradosso, no? Cioè, voi pensate un attore non vedente che sia bravo, che abbia fatto i suoi studi, e lì a quel punto un attore bravo non vedente non farebbe più la differenza, quindi non ci sarebbe più nemmeno la necessità di fare un cinema per non vedenti, perché è il non vedente che fa il cinema. Io credo sul cinema, che chiaramente il discorso sarebbe, richiederebbe veramente tanto tempo, però gli esperimenti fatti, facevi cenno alle audiodescrizioni, d'accordo, ma sono delle cose che si possono fare tranquillamente. Per esempio, questo dialogo oggi tra noi è sicuramente accessibile. Se un non vedente dovesse guardare queste interviste, seguirebbe tranquillamente il filo. Poi se non vede i nostri volti, in questo caso pazienza, non vedrà, che ne so, che io sono vestito in un modo, che sono in un altro, eccetera. Però il succo del messaggio passa. Quello che è problematico invece è quando il film, pensiamo, che ne so, alla Grande Bellezza, che è molto musicale, molto sull'immagine, come è giusto che sia, per quanto l'audiodescrizione è stata fatta veramente bene, complimenti a chi ci ha lavorato su, purtroppo restituire totalmente il bene dell'immagine e del messaggio visivo è quasi impossibile.
Si può tentare, secondo me, per esempio, laddove esiste un libro e che poi viene realizzato in film, secondo me se il non vedente legge il libro e poi vede il film, chiaramente riesce a seguire meglio, ma soprattutto anche a capire un po' quei messaggi che poi il regista prende dal libro e li trasforma in immagine. Magari questo può essere un buon passaggio. E quando un cieco ha chiesto a Gesù di far tornare la vista, no? Che lui tanti anni era cieco, non vedeva. Secondo voi, cosa ne pensate di questa esperienza di questo cieco che dopo tanti anni ha potuto vedere di nuovo? Beh, hanno fatto. Su questo c'è tanta letteratura, tra l'altro, perché per esempio anche sui film, no? È un po' classico far vedere la persona cieca che a un certo punto riacquista la vista per vari motivi, no? Per un intervento, per una scoperta, oppure perché aveva avuto un trauma e l'aveva persa, eccetera. E spesso fanno vedere come se la persona ha paura di rivedere, no? Però guardate, io credo che una persona che ha visto, poi non vede e dovesse ritornare a vedere non può che esserne felice. Diversamente mi pongo la domanda se una persona non ha mai visto, ma neanche la luce, neanche ombre e luci, chiaramente, quindi nulla, se dovesse vedere. È chiaro che non so se riuscirà proprio da un punto di vista anche psicologico e mentale a interpretare correttamente immagini e il rapporto spazio-temporale. Questo perché chiaramente non è stato abituato, perché noi da bambini acquisiamo, soprattutto da 0-3 anni, la spazialità, la motricità e una serie di informazioni, chiaramente che non è che ce le insegna qualcuno, ce le insegna l'esperienza, che abbiamo completamente saltato se per 20 anni non abbiamo mai visto. Quindi, diciamo che forse lì c'è bisogno di tanta attenzione. È chiaro che il discorso, questo è un po' utopistico per carità, però comunque diciamo una difficoltà che va sottolineata. Allora, al termine di questa chiacchierata, chiedo a entrambi, qui avete di fronte di fatto una piccola comunità bielorussa che comunque ragazzi ormai hanno soprattutto i 30 anni che sono venuti dalla Bielorussia con tante difficoltà, con tante storie anche difficili, traumatiche, qui vivono ancora la difficoltà appunto del fatto di aver mai conosciuto la mamma o pochissimo orfani, di avere delle difficoltà intellettive e cognitive, una scarsa alfabetizzazione, di essere extracomunitari, tante parolacce tutte messe insieme che quindi costringono ogni giorno a fare anche i conti con chi non vuole gli immigrati o comunque il rinnovo del permesso di soggiorno. Ecco, questo è di fronte e cerca di incontrare per cercare dei momenti di inclusione. Ecco, parlando a loro, ma loro come piccolo avamposto di una comunità più ampia che vorremmo, il nostro cerchio che è fatto di tanta diversità di questo tipo e da altre. Ecco, al nostro occhio magico della videocamera, cosa vorreste dire? Una domanda e una risposta oppure un messaggio più globale? Ma io, in merito al discorso degli extracomunitari, di tutto questo qui, penso che si dà troppo ascolto a quelle che sono le comunicazioni dei mass media, nel senso che si ingenera un po' questo discorso, un po' della paura, un po' del diverso, un po'. Ma questo avviene non tanto perché poi la gente ci crede veramente a queste cose, è come se fosse una sorta di ripicca, no? Dice, io ce l'ho con gli extracomunitari, ce l'ho con le persone diverse, perché se non ci sono loro, capace lo Stato oppure la comunità mi aiuta di più a me. Ecco, secondo me. Quello che è nello stato d'animo di molti italiani, speriamo di non di tutti, è di vedere, aiutare queste persone come qualcosa che manca a loro, che poi non è assolutamente vero, perché noi conosciamo, cioè noi, insomma, in Italia ci sono tante persone che potrebbero vivere molto bene e che in sostanza vivono peggio degli extracomunitari, non
ma un po' per loro scelta, un po' per loro, come dire, per le loro situazioni. Quindi la vedo un po' una sorta di, oltre che un problema, come dire, così, fisiologico, il colore della pelle, il colore, secondo me queste sono tutte cavolate. È come se io sto in difficoltà, sono un cieco italiano, magari mi viene un cieco africano, un cieco del Senegal, nero, e magari vedo che a quello lì, magari, che ne so, viene prestata attenzione. E io dico, ma scusa, io ce l'ho con quello non perché è un cieco del Senegal e perché è nero, perché quell'attenzione l'avrei voluta io, in più a quella che già ho. Io la vedo così, sarà un'idea sbagliata, anche perché quando mi trovo a parlare con le persone di questo argomento, dico, voi dovete partire dal presupposto che non è che se la comunità, la politica, lo Stato non aiuta queste persone, aiuterebbe di più a voi. Non è un'equazione, un'operazione matematica. Quindi è inutile prendersela con questo, come dire, ragionamento. L'inclusione, quello che bisognerebbe trovare il modo di veramente capire certe realtà, perché io, credetemi, quando conosco qualcuno straniero, qualunque esso sia, la prima cosa che gli chiedo: che fanno i ciechi in Cina? Io vado nei negozi cinesi a comprare le cavolate e gli dico, mi togli una curiosità, ma in Cina che cosa fanno i ciechi? Essendo una popolazione di 1.700 milioni, suppongo anche che ce ne siano tanti. Ok? Molti non mi rispondono, o non mi sanno rispondere, oppure non lo sanno. E questa cosa come dire, mi incuriosisce, no? Dico, in Cina, se in Italia ci sono una popolazione di 60 milioni, ci sono oltre 100.000 persone non vedenti. In Cina 1.700 milioni, se facciamo le debite proporzioni, ce ne saranno almeno 10 milioni. Che fanno 10 milioni di ciechi in Cina? Oppure nel Senegal? Io invece volevo sottolineare due cose, no? È chiaro, voi avete mai visto, questa chiaro, forse può sembrare una provocazione, avete mai visto un telegiornale di notizie belle, tolto il telegiornale delle 20 su Rai 1 e messo un telegiornale delle notizie belle? So, apriamo con il film della cooperativa Matrioska che ha fatto, eccetera, eccetera, a seguire mettiamo eccetera, no? Esempi positivi che ci sono tantissimi. Sarebbe forse un notiziario che non guarderebbe nessuno, perché è bene che si parli un po' di politica, un po' di esteri, la guerra, un po' di omicidi, di tutte cose che succedono, è chiaro. E poi magari alla fine, prima della pagina sportiva, una notizia buona, semi buona o qualcosa di culturale. Purtroppo è anche un po' il format, no? E anche l'abitudine che si ha di un certo tipo di informazione. E dico questo perché è chiaro che poi in una società, e questa è la seconda cosa che volevo dire, che si è indubbiamente impoverita, no? Per tanti fattori, perché non è più l'era dell'industrializzazione, perché comunque abbiamo subito dei cambiamenti epocali per la globalizzazione, per tanti motivi che adesso qui non stiamo a tirare in ballo, però sicuramente l'Italia è una società che si è impoverita. Cosa succede? Che ad arte è molto più semplice mettere contro gli uni con gli altri e continuare a fare le proprie cose. Cioè, in pratica, voglio dire, il DVD è timbera, non è stato inventato oggi. Quindi mettere fuori una povertà che può essere la disabilità contro l'extracomunitario, contro eccetera, è molto più semplice che affrontare i veri problemi e i motivi per cui esistono quei veri problemi. Quindi è
il pericolo di questa cosa è proprio quello che viene instillato nelle persone, il messaggio sbagliato quotidianamente. E alla fine, a forza di dire che quella cosa va male per colpa di quella persona o di quella società o di quel fatto, gira gira ce ne convinciamo. Mi auguro che presto ci sia un'inversione di tendenza rispetto a questo, perché è assurdo.